È iconica, è potente, è espressiva, è fotografata, è rappresentata in mille occasioni. È la bracciata a delfino, l'espressione della potenza dell'uomo che entra in acqua. Però è molto difficile e deve essere al tempo stesso forte, potente, iconica, eccetera, eccetera, ma anche morbida, fluida, che ci permette di andare avanti e non diventi di cemento. Andiamo a vederla. Volkswagen. Come stile libero, come dorso, ben più di rana, la bracciata anche nel delfino occupa una parte importantissima in fase di propulsione. La caratteristica del delfino, però, questo recupero a doppia braccia, prevede che oltre all'importanza della fase di propulsione, quindi la presa in alto, la spinta sotto il corpo, diventa importantissimo riuscire a recuperare con la bracciata morbida al di fuori dell'acqua. Il paradosso del delfino è che la fase di recupero, quindi la fase di riposo, tra virgolette, è quella che tutti identificano come il delfino ed è la parte in realtà più complicata. Dove dovrei riposarmi, in realtà faccio fatica e incontro le difficoltà. E quale sarebbe la parte di recupero? Beh, semplice, è quella che dal basso riporta le braccia verso l'alto. Semplificando in maniera estrema, posso definire tre fasi importanti nella bracciata del delfino: l'ingresso in acqua con la relativa presa, la spinta centrale fino alla conclusione della bracciata in fase di propulsione e poi il recupero di cui si diceva prima. La prima fase, l'ingresso in acqua, deve venire con le braccia più vicine possibile, con le mani più vicine possibili. Questo dipende però moltissimo anche dalla mobilità articolare del soggetto, perché in fase di apertura non è detto che si arrivi a congiungere o avvicinare realmente le mani. Non è il dottore che ti prescrive di entrare con le mani verso l'acqua, le puoi anche ruotare leggermente, puoi anche avere le braccia leggermente più larghe, però non troppo perché altrimenti ti perdi tutto quello che è la prima parte della bracciata. Una volta entrato in acqua, il corpo mi deve assistere e devo già essere leggermente piegato in avanti, fare questa forma del corpo, una C molto leggera, per poter prendere l'acqua bene e sviluppare una presa efficace. Fase 2, la spinta sott'acqua, che è forte, che è poderosa, la effettuo con entrambe le braccia. Beh, perfetto, sono in posizione favorevole, spingo, il gomito rimane sempre molto alto, così come viene contraddistinto in tutti gli stili, la mano in presa e poi chiudo verso il basso e vado a preparare quello che poi è il recupero finale. Tra la fase 1 e la fase 2 si imposta anche la respirazione. Per chi si ricorda ancora la vecchia foto di Michael Gross, il più grande delfinista degli anni 80, bello in respirazione aperto, con le braccia distese a coprire, praticamente a fare ombra sul resto del mondo, quella cosa lì non c'è più. Perché ora la respirazione è stata anticipata in maniera quasi drammatica, almeno da un punto di vista dell'immagine. È molto meno spettacolare, è molto più anticipata, quindi la imposto quando sono nel pieno carico della forza e la sviluppo durante la passata sott'acqua. La fase di spinta termina con la mano che guarda verso l'alto e qua arriva l'errore, perché se penso di recuperare con le braccia mi dimentico quello che è il movimento del corpo, ma è il corpo che mi aiuta a far sollevare le braccia, perché è questo movimento del bacino che naturalmente mi consente di salire con le braccia. Quindi se la bracciata in fase di propulsione inizia con il corpo in posizione leggermente a C, termina in fase letteralmente opposta e poi questo movimento, lo ripeto perché mi aiuta tantissimo e se lo faccio a secco lo sento molto bene, questo movimento mi porta sulle braccia. Di conseguenza il recupero deve essere effettuato con le braccia il più morbide possibile. Se riesco a tenere le mani che guardano la superficie dell'acqua bene, se no posso anche tenerle verso dietro, però è importante che una volta che mi avvicino verso la fine del recupero della bracciata riesca a posizionarle in maniera da ottenere un ingresso in acqua efficace.
In conclusione, spezzare la bracciata ha un significato da un punto di vista della spiegazione, da un punto di vista didattico, però ricordiamoci sempre che c'è un delfino dall'ombelico in su e c'è un delfino dall'ombelico in giù e sono tutti e due collegati ad un'armonia che deve essere necessariamente poi sviluppata e messa insieme e per questo la prossima volta andremo a vedere la gambata. Grazie per essere stati con noi, per tutte le domande mi raccomando sempre scrivete e per qualsiasi approfondimento enduchannel.no e qualsiasi approfondimento enduchannel.net. Alla prossima. Ciao ragazzi.